dallo stadio Menti ci sono state alcune sostituzioni, a breve ve ne daremo nota. Riparte il match. Allora, per la Juve Stabia sono usciti con il numero 7 Galletta e con il numero 11 Esposito, e sono entrati con il numero 18 Modesto Damiano e con il numero 20 Pasquale Damiano. Per quanto riguarda, tanto c'è fallo subito per la Juve Stabia con Piero Milli. Per quanto riguarda invece la formazione dell'Avellino, è entrato il numero 15 De Stefano ed è uscito il numero 11 Del Grande. Chiedo conferma a, sì, sì, Pio Schettino, che è qui in telecronaca con me. Quindi, girandola di sostituzioni subito all'intervallo, una Juve Stabia, Pio, che quindi si trova a cambiare qualcosa. E a cercare quantomeno di portarsi ovviamente in vantaggio, Pio, perché l'abbiamo detto anche in precedenza, i numeri sicuramente avrebbe meritato di più la Juve Stabia. Sì, sì, mister Liguori cerca in qualche modo di cambiare il risultato, appunto con l'entrata di Damiano e vedremo anche l'Avellino, appunto ha fatto il suo primo cambio, bisogna sbloccare questo risultato, quindi in un modo o nell'altro mister Liguori cerca di, diciamo, di cambiare un po' le carte in tavola. È messa con le mani per Di Martino. Di Martino con le mani, il colpo di testa è stato di Pasquale, poi ancora Di Martino di testa, palla che termina in fallo laterale, pallone per Mariano Guarracino. Guarracino alza il campanile, poi in qualche modo riesce a servire De Simone, all'indietro per Romilli. Tocco addentro ancora per De Simone, c'è Damiano, Pasquale Damiano è al centro dell'area di rigore. È entrato Pasquale Damiano, un ragazzo under 17 che però è in pianta stabile con la primavera di mister Nicola Liguori, un ragazzo in grado di avere colpi importanti, lo abbiamo più volte nelle varie gare evidenziato, così come negli scorsi campionati. Intanto è Modesto Damiano, l'aggancio di Damiano e la palla in rete. Juve Stabia in vantaggio, terzo sul cronometro, ha segnato Modesto Damiano il gol a sbloccare il punteggio. È stato di Modesto Damiano, che è riuscito a liberarsi di un avversario e a trovare il gol con il destro. Anche un rimpallo ha favorito Damiano, appena entrato quindi sul terreno di gioco. Dopo appena 3 minuti trova il gol del vantaggio la Juve Stabia, quindi con Modesto Damiano a segno. Un controllo, Pio, in area di rigore, la conclusione con il destro, rimpallata anche da sui piedi di un difensore, sfera che poi è terminata in fondo al sacco. Cambio azzeccato da parte di mister Liguori alla prima occasione di questa ripresa, appunto Damiano, anzi anche il primo pallone toccato, si gira, tiro fortunato anche con il rimpallo e finalmente la sblocchiamo, abbattiamo il muro difensivo dell'Avellino. Modesto Damiano che sta giocando largo a sinistra nei quattro di centrocampo in questo 3-4-3 disegnato da mister Nicola Liguori. Romilli per Oliva per Damiano. Eccolo Modesto Damiano che fino a questo momento aveva giocato 6 volte in stagione con 2 gol all'attivo, 392 minuti giocati. Nella settima presenza arriva il terzo gol e raggiunge Musto nella testa della classifica, almeno di squadra, capocannonieri, con Musto e quindi Damiano a 3 gol. Il lancio cerca e trova Guarracino, il rimpallo non riesce però a favorire De Simone nel contrasto. Giorgio Esposito ha provato ad arrivarci, non ci è riuscito, allora arriva sulla sfera invece Sigismondo, portapalla a Sigismondo, eccolo Sigismondo, cerca il lancio profondo a cercare l'altro Damiano, si tratta di Pasquale, poi in scivolata riesce in qualche modo il pallone, attenzione poi alla scivolata dall'altro lato del numero 15 De Stefano, e allora dentro per Damiano, Pasquale si alza la bandierina, Guarracino aveva servito dentro Pasquale Damiano, posizione irregolare per il numero 20, il biondo attaccante di mister Nicola Liguori, terminato in posizione irregolare
Allora c'è Florio che cerca la sciabolata lunga di testa, attenzione, il pallone in aria al limite dell'area di rigore, esce Spagnuolo con i piedi, la mette giù Esposito, il controllo di Esposito, spinto, calcio di punizione, fallo su Giorgio, entrato in maniera dura Mocanu. C'è calcio di punizione per la Juve Stabia, mister Nicola Liguori ha ridisegnato un po' la sua Juve Stabia con le uscite di Galletta e ovviamente non Esposito come invece abbiamo detto in precedenza, perché Esposito è lì, l'altro ad uscire per la Juve Stabia vedremo a breve. Intanto la Sigismondo prova la conclusione, palla che si spegne sul fondo al sesto. È uscito Tufano e non Esposito, quindi sono usciti in pratica i due esterni di centrocampo, Galletta e Tufano, con Giorgio che quindi si è spostato nei quattro a destra e Modesto Damiano che invece è venuto da quest'altro lato. C'è Di Pasquale, ancora Di Pasquale messo giù, calcio di punizione. Ci scusiamo per l'inconveniente tecnico. Vi ricordo che nel post partita potrete ovviamente rivedere l'intero match che verrà nuovamente ricaricato sulle nostre piattaforme e ovviamente gli highlights del match. Pallone dentro, attenzione a cercare Mariano Guarracino, poi è Romilli che carica il destro, altra conclusione che si spegne sul fondo, questa volta di Romilli. Precedenza era stato Sigismondo, ora Romilli è andato a calciare sul fondo. Intanto è Damiano, il controllo di Guarracino, all'altro Damiano, va Damiano, Damiano prova a piazzarla, Damiano tra le braccia dell'estremo difensore questa volta. Controllo ora è di Pasquale, il lancio di Pasquale, Petrone controlla, poi porta la sfera il numero 6 Robustelli, tocco all'indietro di testa ancora per Bocchetti. Bocchetti cerca il passaggio filtrante in avanti, Sigismondo chiude, De Simone di testa, poi è Romilli, Guarracino, controllo di Damiano, Guarracino si butta dentro, finisce però davanti a tutti e allora è costretto a fermarsi. Intanto Modesto Pasquale, Damiano se ne va, viene messo giù, calcio di punizione per la Juve Stabia. Prova a ovviamente trovare anche, perché no, il secondo gol. Una Juve Stabia che è entrata ovviamente con il piglio diverso sul terreno di gioco questo secondo tempo. Intanto Mariano Guarracino sulla battuta, seguiamo questo calcio di punizione con Guarracino, il pallone in area di rigore, arriva Oliva e termina poi
sul fondo la sfera. Allora cambio per la Juve Stabia. Ad entrare con il numero 17 Caputo. Ad uscire Romilli, anzi no, fuori De Simone. Quindi dentro Caputo e fuori De Simone per la Juve Stabia, mentre D'Agosto è pronto ad entrare per l'Avellino al posto del numero 7, si tratta di Di Martino. Quindi cambio anche per l'Avellino. Intanto minuto 11 sul cronometro di questo secondo tempo, con Petrone appoggia al numero 3 Bocchetti, lancio in avanti, poi è col piede destro di Pasquale ad inviare, Guaracino di testa servito da Caputo, ancora Mariano, scarica su Romilli. Romilli nel contrasto perde palla, ma arriva Caputo ancora nel rimpallo. Caputo poi si impenna questo pallone, di testa è ancora Caputo a cercare Romilli, ci mette il piede Romilli anticipando anche Guaracino. Messa laterale, Spina è stato l'ultimo a toccare. Oliva con le mani per Caputo, ancora Olli, Romilli, poi c'è Musto, sale Musto, appoggio a Damiano, si gira Damiano, poi fermato in fallo laterale da Di Feo. Modesto Damiano per Guaracino, ancora fermato, altra rimessa laterale dentro l'area di rigore, Damiano, Pasquale, si gira, la conclusione a giro, termina di poco alta, sopra la traversa, 13 sul cronometro, è stato Pasquale Damiano Pio a trovare la giocata. Stava facendo il gol, il cosiddetto gol della domenica, un tiro a giro bellissimo, sfortunato l'attaccante delle Vespe, è una Juve Stabia che sta cercando in tutti i modi di chiudere la partita, grazie anche appunto ai nuovi ingressi che hanno dato molto più spinta e molto più brio alla manovra di mister Liguori. Damiano adesso è stato Pasquale, ovviamente Damiano portato un po' più su con Oliva, ovviamente sempre nel terzetto, anzi sì, c'è Musto largo a sinistra con Caputo e Romilli al centro, Esposito dall'altro lato e poi Damiano e Guaracino. Ovviamente Mariano Guaracino che da manforte resta davanti Pasquale, Damiano, eccolo servito, col petto di prima intenzione per Caputo, mette il piede Di Feo in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per la Juve Stabia con Pasquale Damiano, minuto 14 sul cronometro. Pronto Damiano per Guaracino, sembrava anche a me avesse toccato con la mano il pallone, l'arbitro non l'ha visto, tant'è che sfera è terminata in fallo laterale per l'Avellino. Ora Caputo, Musto, Oliva all'indietro per Spagnulo, tocco è per Sigismondo, ancora per Spagnulo, poi Sigismondo, lancio di Sigismondo lungo profondo, c'è Esposito al centro, ci sono Guaracino e Damiano, Esposito li vede, prova a mettere in mezzo, rimpallato ancora Esposito, entra in area di rigore, Esposito prova a fare tutto da solo, prova la conclusione parata da Petrone in calcio d'angolo, 15 sul cronometro, stato Esposito un po' egoista forse qui Pio.
Poteva anche servire al centro dei compagni. Sì, ha cercato l'azione personale dopo un lancio di Sigismondo e anziché appunto passare in mezzo ai suoi compagni ha provato la conclusione. Bella risposta di Petrona, che sarebbe che anche in questa occasione cerca di chiudere la partita almeno. Mariano Guarracino dalla bandierina è pronto a rimetterla lui in mezzo al cuore dell'area di rigore. Saltato Sigismondo, c'ha Viva Olli, prova, viene anticipato e allora è Damiano che controlla, va Damiano, la mette in mezzo Damiano, è quasi una sorta di tiro cross che termina tra le braccia di Petrone, subito in avanti, chiude Musto ancora, però il rimpallo favorisce i verdi che salgono con il numero 15 De Stefano a sinistra, va De Stefano, cambia gioco De Stefano, lì va di testa, Sigismondo la lascia passare, allora è di testa ancora Damiano, poi Sigismondo questa volta di testa riesce a servire Romilli, sale la USAB, il contropiede con Mariano Guarracino, lo scognizio se ne va, Mariano al centro c'è Damiano, Damiano, Damiano ed è 2-0 USAB, arriva il gol del 2-0, l'ha messa dentro Pasquale Damiano, da Damiano a Damiano, 16 sul cronometro, 2-0 per la USAB con Pasquale Damiano, prima Modesto e poi Pasquale Damiano per il 2-0 delle Vespette. Pio, contropiede perfetto, il pallone verso Mariano Guarracino, come metterlo in cassaforte, il servizio al bacio per Pasquale Damiano che a tu per tu con il portiere non poteva che mettere dentro. E anche in questa occasione scelta azzeccata di mister Liguori che fa entrare i due Damiano, entrambi segnano, contropiede naturalmente magistrale, Guarracino da un cioccolatino a Damiano che deve soltanto depositare in rete. Partita quasi in cassaforte e Juve Stabia veramente che è entrata nel secondo tempo con il piglio giusto. Ora ovviamente bisogna insistere, continuare a giocare, perché davvero ogni volta che ci si porta in avanti si può creare qualche grattacapo alla formazione in maglia verde. Lo dicevo in precedenza, da Damiano a Damiano, da Modesto a Pasquale. Intanto il pallone ancora per Damiano, per Pasquale Damiano, il lancio viene fermato questa volta, commette fallo su Robustelli. Se n'è andato Damiano. Mariano Guarracino ha messo proprio col contagiri il pallone a Damiano che ha dovuto soltanto metterla in fondo al sacco su Petrone in uscita. Tanto Musto prova a lottare, a riconquistare palla, ma Damiano è Modesto che scarica all'indietro per Oliva. Olli, il lancio lungo di Olli, palla che rimbalza e viene controllata dal numero 3 Bocchetti. Poi ancora verso Florio, l'apertura a cercare Spina di testa all'indietro, dove c'è appunto Florio, prova a cambiare gioco in area di rigore, arriva il traversone al centro deviato da Esposito, si trattava del numero 15 De Stefano. Per l'arbitro però la palla era uscita su De Stefano e quindi è rinvio dal fondo. Pio, la USAB ha trovato il gol subito in apertura al terzo, il raddoppio da pochissimo al sedicesimo con l'altro Damiano Pasquale. Ecco, sono stati loro, no, a cambiare un po', lo dicevi anche in precedenza, a cambiare la qualità del gioco offensivo della Juve Stabia e soprattutto a dare quel quid in più. Sì, sì, serviva sul gol, dopo un primo tempo giocato bene, con molte occasioni, serviva la zampata vincente in avanti, appunto con i due Damiano che hanno servito un 1-2 bellissimo grazie anche all'aiuto dei compagni, e ora bisogna tenere almeno il risultato e non concedere azioni alla squadra ospite, all'Avellino. È Di Feo che gestisce il pallone, il tocco per Pinto, ancora Pinto,
Porta palla Pinto, cerca il servizio dentro di testa di Pasquale, poi arriva Caputo, ancora Romilli, il controllo è di Damiano, che bella Juve Stabia adesso, tutta di prima intenzione, poi viene fermato Damiano, forse c'era fallo, ma allora si gioca con l'Avelino che in avanti sale con il numero 16 d'agosto, ancora d'agosto, prova la conclusione, smorzata, deviata, bloccata da Lorenzo Spagnuolo. Tocco per Sigismondo, ancora Spagnuolo, Sigismondo in avanti, spizzata da Florio, arriva Romilli sul pallone, ancora Romilli, Mariano Guaracino si era mosso, aveva anche indicato il passaggio, questo Pio è uno di quei passaggi che si fa sui videogiochi, il passaggio filtrante tra i due difensori con l'attaccante che punta alla profondità, ma seguiamolo Mariano, punta lui l'avversario, lo salta, scarica su Esposito che prova ad arrivare sulla sfera, ci riesce, la tiene in campo Esposito, poi prova la giocata, guadagna, calcio d'angolo Esposito. È spettacolo in questo secondo tempo, Guaracino, cioè, sta prendendo in mano la squadra, ogni tocco che fa è magia e quindi dobbiamo tenere, anche in questa occasione possiamo anche chiudere di nuovo la partita e ora ti lascio a te. Guaracino per Esposito, va Esposito, la mette al centro, anticipato Pasquale, sì, anticipato Pasquale Damiano, altro tiro dalla bandierina, Sigismondo l'ha fatta rimbalzare e palla quindi che termina sul fondo, sostituzione per la Juve Stabia, è pronto Leone ad entrare sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi, l'arbitro però non ha ancora dato l'ok, allora Mariano, attenzione da lì perché Mariano calcia in porta, Guaracino dalla bandierina, la mette a giro sul secondo palo, palla viene ancora deviata in calcio d'angolo, ero sicuro che da lì Mariano Guaracino provasse a giro, gli è partita un pochino più lunga. Mariano Guaracino, ricordiamo che con l'under 17 di mister Michele Sacco 2 anni fa segnò addirittura 4 gol da calcio d'angolo, trascinò i suoi compagni al Final Four di categoria. Intanto Olli, prova Olli la conclusione, esce Petrone e blocca il pallone, pronto Petrone ad andare al rinvio lungo con Caputo, non riesce ancora però a lottare, riesce questa volta a tenere palla, poi incespica, lotta Caputo, non riesce a sporcare, attenzione dall'altro lato, da solo per fortuna Caputo, un salvataggio che vale un gol questo di Caputo in questo caso. Occasione per l'Avellino che se avesse con il suo centrocampista d'agosto servito in area di rigore il compagno di squadra poteva trovarsi da solo davanti a Spagnuolo e per fortuna che la nostra difesa ha chiuso bene. Sostituzione per la Juve Stabia, doppia sostituzione per l'Avellino, pronto ad entrare sul terreno di gioco Raffaele Leone per la Juve Stabia, lasciare il campo è Musto, mentre per l'Avellino entra il numero 21, si tratta di Sarnataro, ad uscire dal terreno di gioco è, allora, entra quindi Sarnataro, fuori Florio, il numero 8, e poi ad entrare il numero 14, si tratta di Murolo, e ad uscire dal terreno di gioco è il numero 2, numero 3 anzi, numero 3, Bocchetti. Tanto Spagnuolo a muso duro con un avversario, è successo qualcosa, noi eravamo attenti alle sostituzioni, è stato portato via Lorenzo Spagnuolo, ma intanto 24 sul cronometro. Si calmano, si placano gli animi in area di rigore.
tirata la bandierina per l'Avellino, si arrabbia molto mister Caruso. Noi onestamente non possiamo dare un giudizio perché eravamo attenti alle sostituzioni e non ci siamo effettivamente accorti di nulla. Abbiamo visto soltanto diciamo il mucchio che si è creato poi nell'area di rigore, non sappiamo, lo rivedremo ovviamente poi nel post partita per farci un'idea. Intanto attenzione perché si avvicina l'arbitro all'allenatore, ha in mano i cartellini. Sicuro ammonitoro Milli e Mocano. Attenzione che l'arbitro va a parlare col guardalinee. Non c'è nulla, dice. I nostri Romilli ammonito e Mocanu Avellino. Quindi ammoniti anche Mocanu e Romilli per. E ora la Juve Stabia, giallo anche per l'allenatore Caruso. Giallo anche per l'allenatore Caruso che ha protestato molto. Si riparte quindi, attenzione che l'assistente ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, stanno i due parlottando e potrebbe esserci qualche provvedimento disciplinare. Attenzione, 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 espulso Di Pasquale. Espulso Di Pasquale. Espulso Di Pasquale. Espulso Di Pasquale. L'assistente ha richiamato l'attenzione dell'arbitro e ha espulso Di Pasquale. Non so che cosa è accaduto. C'è stata soltanto espulsione di Di Pasquale con l'assistente che ha richiamato l'attenzione mentre si avvicinava l'arbitro alla panchina per ammonire l'allenatore Caruso. L'assistente ha alzato la bandierina. E ha espulso Francesco Di Pasquale. Juve Stabia in 10, quindi mister Liguori adesso deve ridisegnare il suo assetto con le Vespe adesso in 10. C'è Oliva che va a parlare adesso con l'arbitro. Dovrebbe essere successo qualcosa quando l'arbitro si è avvicinato e intanto adesso parla anche con l'altro assistente. Gioco praticamente fermo da almeno 5 minuti. Pallone in area di rigore, la colpo di testa e la palla termina sul fondo, la deviazione 29 sul cronometro. L'Avellino ci ha provato a riaprire il match, non ci è riuscito. Ora bisogna stare calmi, gestire ovviamente il doppio vantaggio. Mister Liguori ovviamente farà le sue valutazioni, ridisegnerà la formazione. C'è ora Sigismondo con Oliva, con 4 ovviamente difensori. È un 4-3-2, possiamo definirlo così, con Mariano Guaracino che ovviamente farà da collante a Damiano in avanti e con il centrocampo ci sono Leone, Romilli e Caputo a centrocampo. Damiano si è abbassato con Esposito sulla linea
dei difensori e al centro, come detto, Sigismondo e Oliva, quindi 4-3-2 per la Juve Stabia. Con Robustelli che adesso porta il pallone, mister Liguori ovviamente ha mandato a scaldarsi, se non vado errato Campagnuolo, dovrebbe essere Raffaele Campagnuolo. Intanto attenzione, pallone in aria, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. L'arbitro sta perdendo di mano la partita, spinta e calcio di rigore per l'Avellino, ma bisognerebbe vedere la posizione. Ammonito Oliva. Ammonito anche Alessandro Oliva. Calcio di rigore per l'Avellino, che ha così l'opportunità per riaprire il match con Mokanu, il capitano, al 31esimo. Calcio di rigore Mokanu contro Spagnuolo. Fischia l'arbitro, parte Mokanu e la palla in rete, 2-1, si riapre il match, 32 sul cronometro, il gol di Mokanu per l'Avellino, che riapre così il match. Ora bisogna stare calmi, bisogna assolutamente stare calmi, non perdere la testa, gestire, controllare. Mancano 12 minuti alla fine del match. C'è Spina, con le mani Spina all'indietro per Di Feo, poi Robustelli sul pallone, arriva Esposito nel contrasto, non riesce a tenerla e allora il tocco è per Murolo, ancora Murolo dentro a cercare il movimento di De Stefano. De Stefano ancora il sombrero su Sigismondo, poi attenzione Spagnuolo esce con i pugni, si alza la bandierina, posizione irregolare di Mokanu e calcio di punizione, Pio, per la Juve Stabia. In pratica non si è capito nulla. Gli ultimi 10 minuti non abbiamo capito nulla da qui, ma penso anche qui in tribuna, e non dobbiamo cadere in provocazione, partita perfetta. I singoli episodi possono essere determinanti. L'Avellino ora insisterà sicuramente per il pareggio, anche con l'uomo in più, e quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo ottenere il risultato e non cadere in provocazione. Mister Nicola Liguori ha cambiato ulteriormente la sua Juve Stabia, ha abbassato anche Pasquale Damiano largo a sinistra, ora è un 4-4-1 con il solo Mariano Guarracino là davanti. Ecco Pio, è da lui magari che ci aspettiamo la giocata, quella che possa magari chiudere nuovamente questo sì, match. In questo momento serve l'esperienza, serve la grinta di Guarracino, che di certo non manca qui, rischio ammonizione. Sì. Seguiamo qui Pasquale Damiano che se ne va, ha vinto anche la carica di un avversario. Guarracino non ci è arrivato per un soffio, allora prova ad uscire Robustelli. Attenzione all'Avellino che prova a distendersi. Con Robustelli che però è ancora nella metà campo, apre a destra dove c'è Pinto. Damiano dà una mano all'indietro, Modesto il traversone in mezzo, in anticipo Esposito, c'è anche calcio di punizione, bravo. E c'è cartellino giallo, sì, per il fallo di prima, cartellino giallo per il numero 10. Quindi è stato Pinto. È stato ammonito lui. Il lancio lungo. Mariano Guarracino
prova ad arrivarci, ce la fa, riesce a controllare questa sfera, si libera di un avversario, Guadacino entra in area di rigore, Mariano contro tutti, Mariano contro 4, poi c'è Damiano, ancora Damiano in area di rigore, Damiano vicino c'è Guadacino, eccolo servito, Guadacino guadagna, calcio di punizione, Mariano Guadacino se l'è guadagnata. Se l'è guadagnata lui questo calcio di punizione, è suo e io credo proprio che andrà sul pallone lui. Infatti resta lì Mariano Guadacino. È pronto Guadacino a battere il calcio di punizione. Da quella posizione qualche anno fa col Vicenza erano i playoff, fece un gol incredibile, ci prova Guadacino, la palla che colpisce la traversa l'angolo. E si spegne sul fondo, è stata deviata anche da Petrone. 36 sul cronometro, Guadacino è stata deviata, ha colpito secondo me anche la traversa, ma stessa punizione Pio. 2 anni fa contro il Vicenza, da lì fece un gol incredibile Mariano Guadacino, forse era ancora più spostato verso la linea di fondo. Tant'è, Juve Stabia ancora vicina al gol, traversone in area di rigore, attenzione di testa, Spagnuolo, il miracolo di Lorenzo Spagnuolo. Il miracolo di Lorenzo Spagnuolo. A dire di no, 36-10 dall'occasione del 3-1 per la Juve Stabia, Avellino vicino al pareggio, traversione, area di rigore, colpo di testa, palla che passa, Damiano la controlla in aria, poi la spazza via, lontano, prova Leone ad arrivarci su questo pallone, saltato Leone, mancano, siamo al 37esimo, 8 minuti, va Damiano, il rimpallo. Palla che è uscita, rimessa laterale per l'Avellino. Si infiammano gli ultimi minuti. Pronto ad entrare sul terreno di gioco con il numero 13, Raffaele Campagnuolo. È la quinta sostituzione. Passiamo a 5 dietro, dice il mister Nicola Liguori. Vediamo chi uscirà. Fuori Guadacino, fuori Mariano Guadacino e dentro Raffaele Campagnuolo, minuto 38 sul cronometro. Mariano Guadacino lascia il terreno di gioco, ottima la prova di Guadacino, gli è mancato soltanto il gol. Ci ha provato nel primo tempo, ci ha provato anche adesso nel secondo. È entrato Raffaele Campagnuolo, quindi adesso ci sarà Pasquale Damiano. Davanti il lancio è proprio per Damiano, anticipato d'un soffio. Caputo prova ad arrivare sul pallone, lotta Caputo, non riesce a riconquistarle. Allora Pinto cerca dentro il tocco per Mocanu, arriva Leone sulla sfera, la scarica su Domilli. Domilli cerca il lancio profondo, la sciabolata a cercare Damiano. Pasquale Damiano esce con i piedi Petrone, di testa il tocco è fuori misura, infatti favorisce Pio Domilli, va Domilli accelera, Domilli area di rigore, Domilli il rimpallo favorisce, però cade Domilli in area di rigore, peccato. Lancio di Robustelli in avanti per Mucano, attenzione, si alza la bandierina, no, non si alza, Oliva non commette fallo, tutto regolare, ma qui onestamente è fuori gioco, questo era fuori gioco anche di un bel po'. Tanto Domilli tocca per Esposito, sale Esposito a destra, ancora Giorgio controlla il pallone, punta i suoi avversari, Giorgio sfonda a destra, Esposito prova a conquistare, calcio di punizione, ce la fa, calcio di punizione, 39 sul cronometro, calcio di punizione importante per la Juve Stabia che consente di rifiatare, di tirare il fiato, Juve Stabia che si è ridisegnata nuovamente con adesso una difesa a 5 sostanzialmente con Campagnuolo che fa il terzo a destra di difesa,
con Oliva che torna quindi sul centro-sinistra e Sigismondo al centro con Modesto Damiano a sinistra e Esposito a destra, con licenza di offendere soltanto uno alla volta. Infatti Damiano resta dietro con Giorgio sul pallone. Parte Esposito, la mette in mezzo, Damiano la palla passa, attenzione Romilli, però la conclusione viene parata da Petrone, ma c'è anche calcio di punizione già battuto per l'Avellino che sale subito, prova a ribaltare l'azione da difensiva in offensiva. Juve Stabia che è già rientrata, rimane davanti soltanto Pasquale Damiano. E siamo entrati nel 41esimo minuto, esce Lorenzo Spagnuolo, la mette giù, la controlla Lorenzo. Mancano poco più di 4 minuti, ma credo ci sarà sicuramente un robusto recupero per i tanti minuti nei quali il gioco è stato fermo. Intanto il rinvio a cercare il movimento di Pasquale Damiano, che in qualche modo prova ad arrivare sul pallone. Robustelli, Damiano accelera, Damiano arriva prima di tutti sul pallone, è solo però guadagna calcio di punizione, sale così ancora la Juve Stabia, prende fiato, sale, sostituzione per l'Avellino, entra con il numero 19, si tratta di Penna, Manuel Penna, ad uscire il numero 5 Candela, Carmine Candela. Minuto 42 sul cronometro di questo secondo tempo, mancano 3 minuti al 90esimo più recupero. Calcio di punizione con due uomini in barriera, ci sono Murolo e De Stefano in barriera con Giorgio che è pronto ad andare al traversone in area di rigore, ci sono soltanto Leone, Romilli e Damiano, poi Caputo si muove intanto il pallone in qualche modo al centro, Campagnuolo esce, prova qualcosa per spedire in avanti il pallone, Petrone riesce a bloccare, l'Avellino prova a ribaltare nuovamente l'azione con Pinto, poi Sarnataro, intercetta la sfera Damiano, sale Damiano, va Modesto, accelera Modesto, vicino c'è Pasquale, ancora Modesto, prova a sfondare Damiano a sinistra, solo contro tre maglie dell'Avellino, qui scivola Robustelli sul pallone, aveva provato la giocata, si è portato palla in calcio d'angolo e ancora opportunità per la Juve Stabia di rifiatare. Damiano, Pasquale resta in aria, Caputo, ovviamente qui bisogna chiedere la distanza, bisogna indietreggiare almeno sulla linea. Caputo e Leone la tengono lì, perdono però subito e allora Avellino che può ripartire, palla in fallo laterale, 43 sul cronometro, 2 minuti più recupero al termine del match, 2-1 per la Juve Stabia. Autore del gol Modesto Damiano al terzo della ripresa, al 16esimo del secondo tempo Pasquale Damiano, e poi il 2-1 di Mocanu su calcio di rigore per l'Avellino, controlla Damiano, scarica su Caputo, Caputo serve Romilli, ancora Romilli per Leone, va Leone, ancora Leone, Leone, tocco dentro per Damiano, 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 entra in area di rigore, Damiano si gira, poi la conclusione, fischia qualcosa l'arbitro, posizione irregolare di Pasquale Damiano, palla che era terminata comunque sul fondo, 43 e 40 sul cronometro. Avellino che prova a venire su, il tocco al centro per Pinto, sale Pinto, poi tocca per Spina, prova a chiudere, ci riesce, a difendere la rimessa laterale Modesto Damiano che guadagna secondi preziosi. Non abbiamo visto l'entità del recupero, non so se è stata
indicata o meno. Intanto la tiene Damiano, Leone riesce ad andare, palla al piede, Leone è solo, però ovviamente Leone vuole guadagnare secondi preziosi, magari un calcio di punizione, una rimessa laterale, qualcosa ci riesce. Rimessa laterale, bravo Leone qui ad andarsene. 44 e 45 sul cronometro. Dovrebbero essere 5 minuti, sì, di recupero che partono in questo momento. 5 minuti di recupero. Si giocherà fino al 50esimo. Leone tiene palla lì. La perde però Leone, attenzione. Il contrasto di Caputo. Leone ancora, accelera Leone, prova ad entrare in area di rigore, viene messo giù. Calcio di punizione. Calcio di punizione per la Juve Stabia. Calcio di punizione. Oliva lascia la battuta a Damiano. Ci prova Pasquale Damiano. Non c'è nessuno della Juve Stabia in aria. Entra Caputo adesso. Parte Damiano a giro alta. Sopra la traversa, la sua conclusione al 46esimo. Mancano 4 minuti al termine del match. Lancio lungo. Sigismondo di testa. Poi Leone la svirgola. E allora ancora Spina sul pallone. Tocco in avanti, c'è Oliva che la sporca in fallo laterale. È messa in gioco con le mani per l'Avellino, pronto a battere questa rimessa. Il tocco in aria, attenzione a Damiano che riesce ad intercettare, poi la conclusione provata e spazza la difesa stabiese. Palla che termina in fallo laterale, era stato D'Agosto ancora una volta in area di rigore. Andre! Oh! Messa in gioco con le mani, già battuta da Robustelli per Di Feo. Palla per Murolo, sale lui, il pallone in mezzo, la prova D'Agosto a girare direttamente sul fondo. Pio, mancano soltanto 3 minuti, anzi 2 minuti e 50. Bisogna tenere il risultato, l'Avellino sta attaccando, soprattutto con D'Agosto, perché da quando è entrato l'Avellino è tutta un'altra squadra, nonostante anche la superiorità numerica. E mancano 2-3 minuti, quindi manca poco per il fischio finale dell'arbitro, non bisogna assolutamente mollare in questo momento. Il rinvio di Lorenzo Spagnuolo, lungo a cercare Damiano, il pallone è stato spizzato all'indietro con Robustelli. Damiano però gliela sradica. Damiano al centro della Milli. Damiano e la palla dentro. Pasquale Damiano chiude il match con la sua doppietta. 47-50 sul cronometro. E ancora Damiano, da Damiano a Damiano per Damiano. Ed è 3-1 per la Juve Stabia. 48 sul cronometro, il gol di Pasquale Damiano e la doppietta del numero 20, Pasquale Damiano, a chiudere il match per la Juve Stabia. L'avevamo detto, Pio, in apertura di telecronaca, da Avellino ad Avellino, e così è stato. Abbiamo anche sofferto, abbiamo giocato bene, abbiamo anche nel primo tempo sciupato tante occasioni da gol, la svolta nel secondo tempo con i due Damiano, con i 3 gol, ma prima però tanta sofferenza, l'espulsione di Di Pasquale. Cuore e grinta oggi per gli uomini di Mister Liguori. Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve Stabia ha trovato il doppio vantaggio, poi l'Avellino è ritornato in partita anche grazie anche alla doppia, alla discussione appunto del difensore appunto della Juve Stabia, e ora Damiano chiude l'incontro. Vittoria assolutamente meritata per gli uomini di Liguori. Avellino che ora prova a venire su con il capitano Mocanu, c'è fallo di Caputo. Mancano 50 secondi al termine del match. Juve Stabia in vantaggio per 3-1 con la doppietta di Pasquale Damiano, il gol di Modesto in apertura
di secondo tempo, Mokanu invece su calcio di rigore per l'Avellino, cioè a trovare il gol, possiamo definirlo così, della bandiera. Tanto calcio di punizione, mancano 20 secondi ora al termine del match, conclusione, Spagnuolo con i pugni, poi pratica tolto il pallone dai piedi di un avversario da parte di un compagno di squadra, intanto poi c'è fallo qui su Penna, mancano 3 secondi, il match è finito, siamo oltre il 50esimo, l'arbitro fa ancora giocare, si attende soltanto il fischio finale dell'arbitro per sancire il successo dei ragazzi di mister Nicola Liguori, che tornano così alla vittoria. Calcio di punizione con Pinto, il traversone in area di rigore, spazza Esposito, è finita, finisce 3-1 la Juve Stabia, Pio porta a casa 3 punti importanti, 3 gol targati Damiano, 2 di Pasquale e 1 di Modesto. È la vittoria di mister Liguori, che vedendo il primo tempo una partita in equilibrio indovina entrambi i cambi e porta a casa una vittoria importantissima, vittoria di cuore, grinta e orgoglio e soprattutto meritata. E l'Avellino invece comunque ha giocato la sua partita, ha cercato di impensierire gli uomini di Liguori, però la Juve Stabia porta a casa una vittoria importantissima. Noi scendiamo negli spogliatoi, le interviste ovviamente del post partita, grazie a Pio. Grazie Ciro, grazie a tutti. Saluto da Ciro Novellino, a settimana prossima.